Debutto vincente per Simone Miele al Rally del Casentino, gara a giro di boa dell'IRCAP 2021, giunto alla 41esima edizione e che ha interessato la provincia di Arezzo nello scorso weekend. Sette prove speciali hanno disegnato il percorso, con le corte Corezzo e Rosina e la più lunga Crocina, a garantire ai 112 partenti una sfida dagli alti contenuti tecnici. Un successo di forza quello del pilota varesino navigato da Roberto Mometti sulla Citroen DS3 WRC. Miele non sbaglia nulla e mantiene un passo che risulta secondo solo allo sloveno Bastian Avbeli, che vince 4 speciali ma non risulta in classifica tra i top 10 poiché paga oltre 2 minuti per una foratura nella terza speciale. Condizione simile ed identico problema anche per Marcello Razzini, un altro pilota aficionados presente da anni nell'AirCup. Sì, gara difficile, lo sapevamo, era la prima volta che eravamo qui, gli avversari fortissimi e in più tutti che avevano già fatto la gara, però è stata dura, noi siamo stati costantemente lì, e gli altri hanno sbagliato, noi fortunatamente no, e quindi è arrivata una bella vittoria che va benissimo anche come regalo di compleanno, anzi avercene di compleanni così. Chiude alle spalle di Simone Miele il comasco Alessandro Re, tornato a salire sul podio grazie a una Volkswagen Polo che gira come un orologio ed affiancato da Menchini. Una gara precisa ed attenta che alla fine lo vede prevalere su tutte le altre auto di categoria R5. Sì, è stata una gara abbastanza tosta perché tanti nostri avversari hanno sbagliato, anche ragazzi come Michelini o Aubel che sono andati onestamente oggi più forte, probabilmente hanno anche rischiato un po' di più e alla fine questo ci ha un po' premiati, abbiamo avuto un piccolo problema sull'ultima, probabilmente causato da me, quindi abbiamo anche rischiato di perdere il secondo posto, non è stata una gara facile. Faccio i complimenti a Miele perché prima volta qua è andato forte, sappiamo che è una gara dove la WRC magari è un po' avvantaggiata, però bisogna sempre accelerare, è stato bravo. Noi abbiamo preparato questa gara, secondo me, il team molto bene, io un po' meno, però sono contento. Abbiamo fatto dei pezzi di prova molto forte e abbiamo capito tante cose e comunque siamo primi di classe e per il campionato comunque positivo. Terzi assoluti Lucchesi Michelini Terna su un'altra Volkswagen Polo R5 che proprio non ce la fanno a fare una gara senza sbavature che alla fine condizionano la loro posizione nell'assoluta. Stavolta è una toccata sulla seconda speciale e la solita foratura nella ripetizione di Corezzo a quasi 2 chilometri dalla conclusione. È stata un po' una gara tribolata perché sulla seconda prova abbiamo fatto un errore un po' troppo grossolano, siamo arrivati lunghi, abbiamo toccato, abbiamo perso circa 10 secondi, poi purtroppo abbiamo fatto una foratura a 3 km del secondo giro della prova e abbiamo perso altri 16 e purtroppo ci hanno un po' arretrato, ma abbiamo cercato poi nel giro ultimo di tirare fuori i denti e diciamo è venuto fuori un bel lavoro, soprattutto sull'ultima prova dove abbiamo recuperato una posizione. E dai, sono contento perché insomma ci voleva per il morale. Ringrazio il team PA che mi ha messo veramente una macchina veramente bella, peccato, mi scuso per l'errore che ho fatto perché si poteva fare sicuramente meglio. Alle spalle dei due portacolori della Movisport altri due toscani, Rovatti Manfredi, col pilota di Montopoli Valtarno, protagonista fino alla fine di un bel confronto con Michelini per la conquista della posizione bassa del podio, assegnata per 8 decimi al pilota lucchese. Segue il contadino volante Gianluca Tosi, sempre con Del Barba sulla giallo-nera Skoda Fabia, che risente del vistoso calo prestazionale fisico del pilota emiliano nel tardo pomeriggio, sebbene i punti acquisiti all'arrivo siano positivi in ambito classifica. Sesti, Guerra Maifredini, seguiti da Rusce e Farnocchia, penalizzati in avvio di gara da una foratura e da un continuo sottosterzo nel secondo giro di speciali. All'ottavo posto finale il padre del vincitore, Mauro Miele, in coppia con Luca Beltrame, che precedono Sossella Falzone, col pilota veneto che non riesce ad avere feeling con la sua vettura, mentre chiudono i top 10 Sartora Scalone, vittime di una foratura nella prova inaugurale e da un assetto non soddisfacente. Thank you.
tra le auto a due ruote motrici, superba gara della Ford Fiesta Rally 4 di Guglielmini e Giorgio, protagonisti dai due volti, con all'inizio un setup non congeniale e problema alla turbina, poi nel finale un passo decisamente autoritario. È stato molto difficile, siamo partiti un po' male per la scelta delle pressioni, un po' per il setup, quindi abbiamo patito le prime tre prove. Il secondo giro purtroppo ci ha mollato un manicotto della turbina e ci ha fatto perdere potenza, però abbiamo cercato di spingere al massimo, abbiamo contenuto i danni, poi l'ultimo giro siamo riusciti a inquadrare tutto, ad avere tutto perfetto e siamo riusciti a portare a casa questo primo di due ruote motrici e siamo molto molto contenti. Tra i pilotini di casa Peugeot festeggiano Giovannella Dresti sulla 208 Rally 4, mentre tra i molti stranieri presenti, grazie all'apporto garantito dalla Mitropa Cup, si elevano Danner e Minor su Skoda Fabia davanti alla Mitsubishi Lancer Evo di Gastner Tannhauser. Terzi Noller e Stein su Opel Corsa di classe R2C. In evidenza ancora nella classe riferita alla R3 4x4 la coppia che continua ad accumulare risultati, arrivi e punti con la Ford Fiesta curata da GB Motors. Nella gara per vetture storiche, podio assoluto e gradino più alto per Muradore su una Ford Escort di secondo raggruppamento condivisa con Sonia Borghese, seguiti dalla Ford Escort RS di terzo raggruppamento di Oppenauer Baumgartner e al terzo posto la Ford Sierra Cosworth di Nordufter Nolte, leader del quarto raggruppamento. Prossima gara dell'Ir Cup sarà il 27-28 agosto, il 41esimo rally dell'Appennino Reggiano.